Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nell'aggiornamento della collezione manga. Me l'avete richiesta in tantissimi e finalmente eccoci qui. Come sarà strutturato questo video? A differenza di quello dell'anno scorso, non andrò ad analizzare singolarmente ogni manga perché sennò verrebbe un video davvero troppo lungo. Se magari qualcuno di voi avesse bisogno di qualche consiglio o magari di qualche approfondimento in più, può benissimo scriverlo nei commenti che io rispondo a tutti e scambiamo anche due chiacchiere. Dato che la collezione appunto si è allargata di moltissimo, magari questa volta mi andrò a concentrare su qualche autore in particolare o su qualche manga in particolare. Vi ringrazio sempre a tutti per il supporto che state dando al canale e per tutte le persone che per ora si sono iscritte. Direi che possiamo iniziare e spero che questo video collezione vi piaccia. Direi di iniziare da questa parte dove abbiamo dei veri e propri capolavori. Innanzitutto troviamo Akira, completo nella sua nuova edizione in 6 volumi, che dire, uno dei migliori manga seinen mai scritti. Poi passiamo a Rocky Joe, completo nella sua Perfect Edition in 13 volumi. E poi troviamo a fianco invece Touch di Mitsuradachi, completo in 12 volumi. Anche questi dei manga shonen davvero iconici, tra i manga shonen più belli che io abbia mai letto, che sicuramente devono essere presenti in una collezione manga. Salendo invece troviamo Go Go Monster di Taiyo Matsumoto e Ping Pong sempre di Taiyo Matsumoto. Fantastico anche questo. Dietro questi manga sono presenti altri manga, ovviamente perché sono in doppia fila, ma li andremo a vedere dopo. Mentre scendendo troviamo invece tutto One Piece nell'edizione blu, quindi la prima edizione uscita, più dei numeri speciali e alcuni numeri anche in giapponese. Qui abbiamo alcune delle mie figure, alcune dei miei pop di One Piece, che dire, come l'ho detto anche in tantissimi altri video, è l'opera che mi ha fatto avvicinare al mondo dei manga. È uno dei manga a cui tengo di più e sicuramente si nota anche da questo comparto. Scendendo invece troviamo tutto Berserk nella sua edizione nera dall'1 al 40 e troviamo anche alcuni numeri in giapponese che sono il volume numero 41 e il volume numero 1. Anche Berserk, uno dei manga assolutamente a cui più tengo, uno dei manga anche più belli che abbia letto. C'è poco da dire, un manga davvero iconico, un'opera iconica del maestro Kentaro Miura che sicuramente resterà per sempre nei cuori dei lettori. Scendendo invece troviamo Pandora Hearts dall'1 al 24, anche questo uno dei manga shonen a cui sono più legato. Jumo Chizuki, secondo me, è un vero e proprio genio e l'ha proprio dimostrato in Pandora Hearts, uno dei manga con il miglior intreccio narrativo, un manga da brividi, e io sarò per sempre grato a Jumo Chizuki per averlo creato. Di fianco invece troviamo sempre di Jumo Chizuki The Case Study of Vanitas dall'1 al 9, manga in corso, anche questo shonen, tantissimo potenziale, per ora espresso benissimo, come anche per Chainsaw Man dall'1 all'8 più l'1 in giapponese. Chainsaw Man ha tutte le carte per diventare un vero e proprio fenomeno culturale anche quest'anno con l'uscita dell'anime, mentre qui abbiamo sempre di Fujimoto Look Back in giapponese, fantastico volume autoconclusivo dell'autore. Di fianco invece abbiamo Blue Period dall'1 all'8, manga seinen con tantissimo potenziale anche questo, con la variant di Manga Yo. Mentre in questa parte invece troviamo alcuni manga shonen, tra cui Black Clover dall'1 al 29 e Demon Slayer dall'1 al 17 più il volume di Koyaoro Gotouge. Troviamo poi il primo volume di Undead Unluck in edizione Variant, che purtroppo non continuerò perché non mi ha convinto. Sotto troviamo un manga di molta più qualità che è invece l'Attacco dei Giganti, tutto completo dall'1 al 34. Troviamo anche il volume 34 in giapponese, alcuni volumi speciali ed altri volumi in giapponese. Un manga che è estremamente influenzato anche tantissimi manga che ora sono in corso, c'è da riconoscere che Isayama ha creato veramente un vero e proprio gioiello. A fianco invece troviamo Jujutsu Kaisen con altri volumi speciali in giapponese, troviamo il volume numero 1 in Variant di Luca Comics, poi troviamo tutti i numeri dall'1 all'11 usciti per ora in Italia. Mentre invece nella parte più fondale della libreria, e si vede anche un pochino dal buio presente, troviamo Akame ga Kill, completo in 15 volumi, purtroppo un manga che non mi ha convinto tantissimo, ma che comunque lo tengo in collezione perché c'è ovviamente di peggio. A fianco invece troviamo Tokyo Ghoul, un pochino lo stesso discorso di Akame ga Kill, purtroppo Tokyo Ghoul Re non lo posseggo, però l'ho letto, ma non mi ha convinto così tanto da averlo in collezione, basta Tokyo Ghoul secondo me. Poi troviamo tutti i volumi di Hunter x Hunter, troviamo anche il pop di Hisoka. E continuando abbiamo anche gli altri numeri di Hunter x Hunter, anche se non è completo, è sicuramente uno dei manga shonen migliori mai scritti. Speriamo che prima o poi Togashi comunque gli dia la sua giusta conclusione che tutti stiamo aspettando. A fianco invece troviamo Shaman King nella sua Final Edition, devo dire un'edizione davvero che si presenta bene, non me l'aspettavo si presentasse così bene, però davvero carina, per ora Shaman King mi sta piacendo fino a questi 21 volumi usciti, ne mancano ancora un bel po', vediamo come si conclude.
Code, io appunto non l'avevo mai letto. Mentre sopra troviamo invece Yotsuba, uno dei manga assolutamente più divertenti che io abbia mai letto. A fianco invece troviamo alcuni volumi di Moriarty The Patriot che sto ancora recuperando e Yosakura Family, i primi due volumi usciti. A fianco invece troviamo tutto Ken il Guerriero con l'edizione uscita appunto di Star Comics un bel po' di anni fa. Nonostante alcuni difetti che ha Ken il Guerriero, dopo una precisa parte, non vi spoiler per chi non l'avesse letto, è comunque un manga iconico e la prima parte è veramente clamorosa. Mentre salendo troviamo la parte più alta della mia libreria, veramente qua siamo in altissimo, infatti ho dovuto prendere una scala gigante per arrivarci. Comunque troviamo Planetes di Makoto Yukimura, manga seinen fantastico con tantissimi temi che vengono affrontati, una bellissima storia sulla condizione umana. A fianco invece troviamo tutto Lone Wolf and Cub, concluso da pochissimo nella sua nuova Omnibus Edition, veramente maestosa questa nuova edizione. Lone Wolf and Cub devo ancora finirlo di leggere, sono arrivato al volume numero 9, mi mancano gli ultimi tre volumi, ma le carte per diventare uno dei miei manga seinen preferiti. Salendo troviamo tutto l'universo di GTO, quindi troviamo Bad Company, tutto Shonan Jonai Gumi dall'1 al 15, la variant speciale di GTO in collaborazione con Dinit di Mangayo, quella rossa metallizzata, e a fianco troviamo tutto GTO nella sua prima edizione uscita appunto per Dinit. Che dire sull'universo di GTO? Io lo trovo veramente affascinante, partendo da Shonan Jonai Gumi, che è un'opera clamorosa, che ha davvero un approfondimento incredibile andando dal volume numero 8 al volume numero 15, per poi sfociare nel fantastico GTO. Salendo invece troviamo tutto Alita, un altro grande manga seinen. A fianco troviamo la nuova edizione Double Edition di Spice and Wolf, tutti i volumi usciti per ora, ne manca solo uno. Lo consiglio a tutti, soprattutto a chi vuole uno slice of life fatto davvero bene. A fianco troviamo tutta la nuova edizione di City Hunter uscita per ora. E a fianco troviamo volume numero 1 e volume numero 7 dell'Immortale. Per ora lo sto ancora recuperando, ho questi due volumi, lo recupererò il prima possibile per completarlo tutto. Prima di passare alle prossime librerie, ho tolto appunto i manga che c'erano davanti a questo comparto. Qui invece troviamo tutti i volumi usciti per ora della nuova edizione di Dai, tutti i volumi usciti di Fullmetal Alchemist, i volumi della novel di ReZero, Solo Leveling, Tower of God, Ado, Keep Your Hands Off Hisoken e Il cane che guarda le stelle. Dietro possiamo dire che ho messo un po' i volumi che sono ancora in corso, però guardate quanto è bella l'edizione di Fullmetal Alchemist, sta prendendo un colore davvero bellissimo. Mentre invece dietro a Berserk ci sono i volumi di Grand Blue che sto recuperando in francese, come sto recuperando anche in francese Yokohama, che è uno dei miei manga preferiti in assoluto, ci tengo tantissimo ad averlo, l'unico modo purtroppo è collezionarlo in francese, perché l'unica casa editrice, quella francese non mi ricordo purtroppo il nome, che ha acquisito i diritti e l'ha portato in Europa, mentre a fianco troviamo Magus of the Library, tutta la nuova edizione di Detective Conan, a fianco troviamo i primi due volumi di School Life, il primo volume di Dorodoro in edizione Variant, l'uno e il due di Die Dark, a fianco troviamo Radiation House, Tosei Mansion, Noin dall'1 al 6, tutti i volumi del diario della Speziale, i primi due volumi di Akebi, i primi tre volumi di Actage, il primo Variant purtroppo serie interrotta come ben sappiamo tutti, e a fianco troviamo tutti i volumi della Via del Grembiule. Mentre invece dietro a questa parte c'era Tokyo Revengers dall'1 all'11, tutti i volumi usciti più l'uno in giapponese, troviamo poi Record of Ragnarok, Kasane dall'1 al 10, Frieren, Beyond the Clouds, Totoro e Yakimaru, il primo volume di Mononoke, serie molto interessante proposta recentemente da Gohen, uno shonen che ha tantissime carte e tantissimo potenziale da esprimere nei prossimi volumi. Poi abbiamo il primo volume di Kaiju Number 8 in giapponese, i primi tre volumi di Violence Action, troviamo poi Randagi, il box di Bunny Girl Senpai, i primi due volumi di Kowloon e i primi tre volumi di Savage Season. Tra questi manga sicuramente il mio preferito da questo in corso è Kasane, manga sottovalutatissimo, estremamente psicologico, bellissima la parte thriller e bellissima l'analisi sui sentimenti dei personaggi. Ed è il momento di passare a una delle mie parti preferite della mia libreria. Infatti qua troviamo l'angolo di Junji Ito. Innanzitutto troviamo l'artbook appunto di Junji Ito, il Junji Ito Best of Best, i racconti spettrali della montagna, Uzumaki, Gyo, Tomie, Frankenstein, poi troviamo Brivido, Oblio, Soichi, Circo, Voci, Labirinto e infine troviamo Ruggito e Junji Ito Cat Diary. Salendo invece troviamo il volume 2 e 3 dello Squalificato e il primo volume di Rasputin il Patriota. Junji Ito è uno dei miei autori preferiti, la sua opera che maggiormente mi piace è Uzumaki, secondo me che esprime maggiormente tutto quello che Junji Ito vuole comunicare con le sue opere. Mi piace moltissimo anche ovviamente Brivido, che ritengo la sua miglior storia con capitoli autoconclusivi. All'interno sono presenti tra le sue migliori storie, che sono appunto palloncini appesi o comunque fashion model, ma comunque tutti i volumi sono davvero molto apprezzabili. Direi che sono quasi tutti promossi. Mentre a fianco troviamo tutto Hellsing nella sua nuova edizione e Metamorfosi, che non c'entra tantissimo con i manga che è di fianco, però non sapevo dove metterlo. Comunque sono
due ottimi manga entrambi. Mentre in salina invece troviamo tutto Dragon Ball, sopra troviamo invece Dragon Ball Super, troviamo Wallman e poi troviamo Dr. Stone di Boichi. Poi troviamo una figure di Gogeta e un pop di Goku Super Saiyan. Scendendo troviamo un altro bellissimo angolo. Innanzitutto troviamo le opere di Kenji Tsuruta. Infatti troviamo L'Isola Errante, Forget Me Not. E poi troviamo la saga di Emanon con le memorie di Emanon, i viaggi di Emanon e i nuovi viaggi di Emanon. Mancano ancora i nuovi viaggi Encore, che sicuramente dovrò recuperare. Sto appunto leggendo la saga di Emanon. Per ora mi sta piacendo davvero tantissimo. Punta molto sull'onirico, punta molto sul mistico. Sicuramente potrebbe essere tra una delle migliori scoperte di questo 2022. A fianco invece troviamo l'angolino di Urasawa con inizialmente tutto Monster, i primi due volumi di 20th Century Boys, Master Keaton nella sua ristampa che sta uscendo, siamo arrivati finora al volume numero 8, si completerà con 12 volumi. A fianco troviamo Kushamichu, Mujirushi, Urasawa, gli esordi, Asadora nei suoi 5 volumi usciti e a fianco troviamo Pluto. Per chi volesse saperlo, la mia opera preferita è assolutamente Monster, seguita da 20th Century Boys e seguita da Pluto. Scendendo invece troviamo le opere di Takehiko Inoue, troviamo innanzitutto Slam Dunk, completo nella nuova edizione in 20 volumi, salendo troviamo invece Real e a fianco troviamo invece Vagabond. Mancano ancora alcuni volumi che sto aspettando la ristampa, spero che escano il prima possibile. Comunque anche con Vagabond sono in pari con i capitoli, tutto quello di Inoue ovviamente che è uscito è a un livello altissimo. La mia opera preferita è Slam Dunk perché è completa, quindi a un finale posso dare meglio una mia interpretazione, ma anche Real, se Inoue la conclude in un modo giusto, ha le carte nella mia classifica per superare Slam Dunk. Mentre di fianco appunto alle opere di Inoue troviamo Pampagna con An Invitation from a Crab, Animals e poi troviamo The Second Goldfish. Pampagna è stata la grandissima scoperta del 2021, un autore davvero particolare, tratto particolare e ottimo modo di raccontare le sue storie. E scendendo invece troviamo la parte dei manga storici, innanzitutto Vinland Saga, tutti i 25 volumi, sicuramente uno dei migliori manga seinen in corso in questo momento, La Regina d'Egitto fino al volume numero 8, manca il volume numero 9 e la serie si concluderà. Poi troviamo i primi due volumi di I Giorni della Sposa di Kaoru Mori, che devo ancora recuperare. Poi troviamo Golgo 13 e salendo troviamo il meraviglioso e incredibile Mushishi, di cui questo volume numero 5 non viene mai ristampato da Star Comics. Lo sto aspettando da tantissimi anni, ma per ora non è stata ancora fatta una ristampa. Se qualcuno di voi sa dove possa trovarlo, mi faccia sapere nei commenti, perché veramente qui sto impazzendo. A fianco invece troviamo tutto Innocent e Innocent Rouge di Shinichi Sakamoto. Finalmente è uscita anche la ristampa di The Climber, la recupererò sicuramente. Innocent mi è piaciuto tantissimo, soprattutto per lo stile realissimo di Shinichi Sakamoto, sicuramente uno dei migliori disegnatori, ha impronta reale se non il migliore. A fianco troviamo Kuro di Somato e Shadows House. Invece salendo troviamo Odyssey di Fumimura e Ikegami e finalmente quest'anno uscirà anche la ristampa di Sanctuary. Scendendo invece in questa parte troviamo un altro grandissimo manga seinen in corso, che è Land of the Lustrous. Tantissime volte ve l'ho detto di puntarci, dovete leggere Land of the Lustrous, una storia davvero folle con dei colpi di scena davvero malatissimi. Poi a fianco c'è tutto One Punch Man dall'1 al 23, non credo che abbia bisogno di presentazioni. One Punch Man, troviamo Girl from the Other Side, troviamo Holyland che ho recuperato da pochissimo. Questa è una delle poche opere nella mia libreria che purtroppo non sono ancora riuscito a leggere, ma perché ho recuperato davvero da pochi giorni. A fianco troviamo Anako-kun, sottovalutato secondo me. Chi critica Anako è perché ha letto il volume numero 1 o il volume numero 2, ma poi la piega prende davvero una strada diversissima. Si possono fare tante critiche, ma a livello di costruzione della storia secondo me siamo a livelli alti e anche lo stile di disegno è in continua evoluzione. Basti pensare la storia struggente e incredibile che la storia ci ha proposto tra il volume numero 10 e il volume numero 13. Scendendo invece troviamo tutto My Hero Academia, volume numero 1 in giapponese, e troviamo anche il numero 30 in variant. A fianco troviamo Barrage, sempre di Koei Horikoshi, Another, il completo in 4 volumi, il primo volume di Nuvole a Nord-Ovest e il primo volume dell'assistente del mese, cioè Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Dietro invece troviamo Chrono Crusade, manga proposto da Magic Press un bel po' di anni fa, titolo che mi è piaciuto davvero molto. A fianco troviamo tutto Kenshi nella sua prima edizione, completa in 28 volumi. Prenderò sicuramente anche il primo volume della nuova edizione che uscirà quest'anno. Kenshin, come ho detto più volte, è uno dei miei manga shonen preferiti. Storia davvero orchestrata, secondo me quasi alla perfezione, e sono contentissimo che finalmente Star Comics abbia fatto una nuova edizione. A fianco troviamo tutto Devilman e poi troviamo i tre volumi della Divina Commedia, se
sempre di Go Nagai. Passiamo a questa nuova parte di libreria e di mensole. Siamo arrivati a uno dei miei autori preferiti in assoluto, che è Inyo Asano. Innanzitutto troviamo il suo artbook La fine del mondo e prima dell'alba, Il campo dell'arcobaleno, Solalin, Reiraku, Inyo Asano Short Stories, Eroi, Diario di un mangaka, cioè il romanzo, La città della luce, What a Wonderful World, La ragazza in riva al mare, il maestoso Buonanotte Pum Pum e l'incredibile The Demons, The Destruction, con anche il volume numero 11 in giapponese. Asano è sicuramente uno degli autori che mi ha dato di più nel panorama manga. Buonanotte Pum Pum, come l'ho detto tantissime volte, è probabilmente il mio manga preferito. Ci sono pochissime opere che hanno avuto un impatto così devastante su di me e Buonanotte Pum Pum è sicuramente tra queste. Difficilmente troverò nella mia vita un altro manga che mi dia le stesse emozioni. Per chi invece non avesse mai iniziato da Asano, consiglio assolutamente di approcciarsi con Solanin per poi andare a scoprire piano piano questo fantastico autore anche nelle sue storie brevi o anche nelle sue storie un pochino più particolari come Il campo dell'arcobaleno. E se invece volete appunto l'opera in corso, dove anche qui Asano sta dando il meglio di sé, è sicuramente The Demons. A fianco invece troviamo Homunculus, anche questo tra i manga seinen fuori di testa. Scendendo invece troviamo il reparto dedicato al dio del manga Osamu Tezuka. Innanzitutto troviamo l'artbook della Fenice, artbook meraviglioso, probabilmente uno dei più belli che io ho in collezione. Dopo vedremo anche tutti gli altri artbook. Poi troviamo la storia dei tre Adolf e la monumentale Fenice. Queste sono assolutamente le due migliori opere di Tezuka. Io preferisco la Fenice perché mi ha dato di più come manga, mi ha dato di più in alcune storie, ma sicuramente qua siamo di fronte alla storia del manga vera e propria. A fianco troviamo invece Barbara, Dust 8, Brave Dan, Osaka 1945, Maria e la bambola, Cavio Ma, Ludwig B, i volumi di Vampires, i primi 5 volumi di Black Jack, Big X, Primrose, Buddha, Il terzo occhio, il primo volume di Kimba e Osamu Tezuka, Una vita a fumetti. A fianco invece delle opere di Tezuka troviamo Oshimi, inizialmente con Tracce di sangue, poi troviamo Dentro mari e I fiori del male. Troviamo anche i volumi Avant-Garde Yumeko, Shino non sa dire il suo nome e Sweet Poolside. Di Oshimi, per chi volesse saperlo, la mia opera preferita è I fiori del male, anche perché qui abbiamo un finale, a differenza di Tracce di sangue che comunque nella sua fase climax. Fiori del male, anche questo un manga estremamente psicologico che ha un intreccio narrativo e una svolta narrativa da brividi. Fantastico Oshimi nell'aver creato questo tipo di storia. Tracce di sangue comunque sta per raggiungere, almeno nella mia classifica, I fiori del male. Manca il finale, ma quello che ci sta esprimendo negli ultimi volumi è davvero incredibile. Dentro mari, anche questo si mantiene un buonissimo titolo, però secondo me più in sottotono rispetto a Tracce di sangue e I fiori del male. Passiamo a un'altra parte, questa è estremamente importante per l'evoluzione del manga. Allora, innanzitutto troviamo Lo squalificato, l'adattamento di Usamaru Furuya. Furuya mostra tutto il suo potenziale all'interno di quest'opera. Bello, bello, bello. Purtroppo non si trova più perché questa è la complete edition uscita 2 anni fa, mi sembra, per Planet Manga. Ma se qualcuno di voi dovesse ancora trovarla, sicuramente dovete recuperarla. A fianco troviamo Jiro Taniguchi con Blanca, Il cane degli dei, Il libro del vento, Allevare un cane, L'olmo, Gourmet, Quartieri lontani, Skyhawk e Al tempo di papà. Autore davvero formidabile, pochi autori riescono a darmi emozioni come Jiro Taniguchi. La mia sua opera preferita è Quartieri lontani, dove riesce a esprimere tutto quello che Taniguchi vuole comunicarci attraverso i suoi sguardi, attraverso le sue parole e attraverso i suoi disegni. Davvero è un manga indimenticabile, ma allo stesso livello c'è comunque Al tempo di papà, anche questa un'opera incredibile, estremamente struggente, che ti fa capire tantissime cose della vita. A fianco invece troviamo L'angolo Kamimura con 13 notti di rancore, Il parco dei cervi, Il monumentale Età della convivenza, Il capolavoro Club delle divorziate, Storia di una geisha, Cannibale, Le notti di Tokyo Golden Guy e il pazzissimo Fiori del male con alla storia Hideo Kazaki. Qua siamo appunto nel reparto del Geikiga, perché salendo troviamo anche Crocevia di Tatsumi e Città arida, Showa di Shigeru Mizuki, L'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge e il bellissimo volume uscito da pochi giorni, da poche settimane, L'orecchio non dimentica di Morizumi Takehito, proposto da Coconino Press. Manga molto particolare, con tutto uno stile di disegno acquarellato che spazia comunque tra i generi e spazia anche tra lo stile di disegno. Interessantissimo per chi volesse qualcosa di più particolare. Quest'anno comunque cercherò di recuperare ancora più opere, soprattutto del Gekika, perché voglio approfondire ancora di più questo movimento. Mentre salendo invece troviamo La musica di Marie di Osamaru Furuya, Palepoli e Happiness. La musica
di Marie, anche questa miglior opera secondo me di Furuya. Mentre salendo sopra Jiro Taniguchi troviamo la lanterna di Nyx di Kantakama, completato da pochissimi mesi appunto da Dinit, opera che mi ha estremamente sorpreso tra i manga Slice of Life, sicuramente uno dei più belli usciti negli ultimi anni. Salendo troviamo invece Kiseiju, il volume 578, lo sto cercando di recuperare ma faccio davvero fatica a trovare alcuni numeri. Scendendo invece in questa parte di libreria troviamo un altro angolo degli shonen, troviamo innanzitutto Blue Exorcist dall'1 al 27 e Noragami dall'1 al 23. Questi tra i manga shonen in corso sono quelli che più leggo volentieri tra tutti gli shonen che vi ho mostrato. È vero, escono molto più lentamente rispetto a tanti altri manga shonen, ma il livello qualitativo secondo me è molto più alto. Avanti troviamo invece The Seven Deadly Sins, tutti i volumi usciti dall'1 al 41. The Seven Deadly Sins, che è stato secondo me un grande shonen fino al volume numero 30, poi ha un totale tracollo per poi chiudere male un'opera ma con un finale proprio brutto per dare una sorta di sequel in futuro. Lo sto leggendo e non mi sta dicendo proprio nulla. A fianco invece troviamo Mary Grave dall'1 al 5, una miniserie shonen davvero interessante. Poi troviamo Steins Gate, l'adattamento manga, e Anohana, anche questo l'adattamento. Scendendo troviamo altri titoli interessanti, Blue Flag, tutti gli 8 volumi, Blue Flag manga veramente bellissimo fino al volume numero 7, poi si va a rovinare con un finale, una spiegazione secondo me che non è soddisfacente per tutta l'opera che ci ha mostrato. Poi troviamo Kaguya-sama Love is War dall'1 all'11, a fianco è Silent Voice, e poi troviamo alcune figure di Monogatari, Shinobu e la bellissima figure con Senjugara e Hachikuji, e dietro troviamo il manga della Monogatari Series, l'adattamento con Bakemonogatari di Ogrit. Ormai mi sono deciso e recupererò le novel anche in inglese perché non usciranno mai in Italia, ormai mi sono rassegnato. A fianco troviamo Un marzo da leoni di Chika Omino, più avanti nel video troveremo un'altra opera di Chika Omino davvero fantastica, manga seinen da leggere assolutamente. Quello che invece non è Parasite in Love, un manga abbastanza skippabile che si conclude malissimo. Salendo invece troviamo la bellissima miniserie Oltre le onde, To Your Eternity, della stessa autrice di A Silent Voice. A fianco troviamo invece tutto The Promised Neverland dall'1 al 20, mi sono espresso più volte soprattutto sul finale di The Promised Neverland, per nulla convincente. Parte finale un po' come per The Seven Deadly Sins, estremamente bocciata. A fianco troviamo invece Hell's Paradise, che per tutta la sua durata si è confermato un ottimo shonen. Non ho mai avuto pretese da Hell's Paradise, ma è riuscito comunque a sorprendermi. A fianco troviamo invece il box di 17 anni. Invece in questa parte troviamo Death Note, Bakuman di Obe Obata, troviamo anche Platinum End, manga che purtroppo ho deciso di vendere e che sicuramente venderò comunque nei prossimi mesi perché non mi ha convinto per nulla. Forse tra i manga nella mia collezione è uno dei più brutti che abbia letto. Poi troviamo Astra Lost in Space, troviamo qua Plunderer, tutti i 17 volumi usciti, serie troppo discostante ma che continuo comunque perché il potenziale non gli manca. A fianco troviamo tutto Summertime Rendering dall'1 al 13, serie che anche questa non mi ha convinto nel suo finale, postato secondo me male. A fianco troviamo Spy Family con tutte le varianti, tutti i volumi speciali per ora usciti, troviamo anche un volume speciale giapponese tra i manga in corso, soprattutto tra gli shonen, uno di quelli che più apprezzo. A fianco troviamo invece Mash, c'è anche qui il volume numero 3, e Blue Lock. Scendendo invece troviamo l'angolo dedicato a Rumiko Takahashi, innanzitutto troviamo A Cena con la Strega, il suo capolavoro che è Meizu Nikoku, manga seinen vi ricordo, il primo volume di Lamu che poi non ho più continuato, primo volume di Inuyasha nella sua nuova edizione che comunque non continuo perché appunto ho la vecchia edizione, quella rossa. Qua troviamo anche il pop di Inuyasha, qua c'è Yugi perché appunto tutto dietro Inuyasha c'è tutto Yu-Gi-Oh! Adesso ve lo mostro, ma vi mostro prima tutto Video Girl Eye, nella sua prima edizione completa in 13 volumi più Video Girl Len volume 1 e 2. Una delle mie commedie romantiche preferite, Video Girl Eye. A fianco troviamo invece tutto Ranma Mezzo, anche questo nella sua prima edizione, qui la parte è veramente buia perché siamo proprio nei meandri di questa libreria. Comunque da come potete vedere i primi volumi erano dall'1 al 53 dell'edizione, della prima edizione portata da Star Comics. Ve lo mostro così perché sarebbe troppo un casino comunque togliere tutti i manga. Troviamo tutto Yu-Gi-Oh! Nella prima edizione uscita, un'edizione molto difficile da recuperare, ma che ho avuto fortuna di recuperare da un privato l'anno scorso, che completa dal volume numero 1 al volume numero 43. Quest'anno uscirà anche la nuova edizione, quindi potete benissimo recuperarla. Yu-Gi-Oh! Il manga è molto diverso dall'anime, qui abbiamo anche il primo volume dell'edizione giapponese. Mentre passiamo invece a questa parte dove è tutta racchiusa
su volumi su volumi, purtroppo potevo fare solo così, perché lo spazio comunque inizia a scarseggiare. Troviamo tutto Made in Abyss dall'1 al 10, troviamo poi Bastard, uscito recentemente per Goen, il mio manhwa, il mio webtoon preferito. Quando è stato annunciato da Goen ero davvero sorpreso, non me lo sarei mai aspettato in Italia. Sono contento che comunque le case editrici stiano puntando così tanto sui webtoon. Bastard è uno di quelli da leggere sicuramente, estremamente psicologico anche questo, tantissime parti thriller, inquietantissime, con uno dei migliori villain, secondo me, proposti appunto nel mondo dei manhwa. A fianco troviamo il volume autoconclusivo di Nagabe, dell'autore di Girl from the Other Side, che è Love from the Other Side, e il bellissimo Comic Can't Communicate, tutti i 14 volumi usciti per ora. Troviamo anche i primi volumi di Miss Kobayashi's Dragon Maid, il primo volume Variant di Mangayo e il primo volume anche Variant normale e il primo volume di My Dress Up Darling. Mentre invece dietro a questi volumi troviamo un po' di riviste, alcune speciali, tipo questa di Fullmetal Alchemist, questa con l'ultimo capitolo dell'attacco di giganti, un po' di Jump, troviamo il bellissimo Jump Square con Kenshin, troviamo alcune riviste shoujo, troviamo alcune riviste seinen, quella speciale con l'ultimo capitolo di Berserk, e troviamo anche una rivista Josei. A fianco troviamo invece Heavenly Delusion. Sopra invece troviamo tutti i volumi usciti della Naruto Color. Io sto seguendo questa edizione, ormai siamo praticamente arrivati quasi alla fine, siamo già arrivati al volume numero 56. A fianco troviamo l'adattamento di Wolf Children e l'adattamento di Josie la tigre dei pesci, altre commedie romantiche come We Never Learn, The Quintessential Quintuplets, Non Tormentarmi Nagatoro e Rent a Girlfriend, che sono un passo da vendere perché io lo seguo appunto con tutti i capitoli che stanno uscendo e ormai si è totalmente perso, veramente è diventato una noia mortale. Invece tra questi il mio preferito è sicuramente The Quintessential Quintuplets, che non è assolutamente perfetto, soprattutto nel finale, secondo me, che è inconcludente, però tra questi sicuramente è quello più qualitativo. Ed è ora il momento di passare al reparto dedicato interamente agli shoujo e ai josei. Come vedete c'è tutta una libreria. Io comunque amo il target degli shoujo e amo il target dei josei, e spero che con questo video molte più persone possano comunque avvicinarsi a questi due target. Ci sono delle opere davvero fantastiche e non vedo l'ora di mostrarvele. Partiamo da qui, da alcune opere di Dinit. Troviamo Quel che resta del sogno, manga josei, Pink, e troviamo anche Helter Skelter della stessa autrice, che è Kyoko Okazaki. Helter Skelter andrebbe letto assolutamente anche questo. A fianco troviamo Hot Rod, manga shoujo a cavallo tra gli anni 80 e i 90, interessantissimo, storia tra baby gang che ti fa capire davvero il valore della vita. A fianco troviamo Wake Up Sleeping Beauty, chiamato anche Ohayou Hibaraime, uno dei miei manga shoujo preferiti, che ce l'ho nell'edizione inglese perché in Italia è inedito, ma per forza dovevo recuperarlo, perché è una storia che in 6 volumi riesce ad esprimere tantissimo. Poi troviamo il pop di Chibi Moon, che non è questo il suo posto perché deve stare davanti a Sailor Moon. Infatti troviamo qui Banana Fish, tutti i 10 volumi, e poi troviamo Sailor Moon e anche i 2 volumi di Sailor V. Qua troviamo 2 manga iconici dello shoujo, e comunque sono anche tra i manga più famosi in assoluto, che hanno davvero influenzato e rivoluzionato un target. Salendo invece troviamo altri 2 manga josei, che sono Wotakoi e il mio manga josei preferito, che è Disegna Kakukaku Shikajika della fantastica Akiko Higashimura. Qui in Italia devono portarci assolutamente altro suo materiale. Storia autobiografica dell'autrice, una storia dei valori immensi. A fianco troviamo Clover delle Clamp e Tokyo Babylon, 2 serie entrambe fuori di testa, dove le Clamp davano ovviamente qui il loro massimo potenziale e la loro massima pazzia. Poi troviamo tutto RG Veda, che ho finito di leggere proprio da pochissimo tempo. Lo stesso discorso di quest'opera vale per queste invece opere. Vorrei anche recuperare X, altra serie purtroppo interrotta, ma che tutti ne parlano come uno dei migliori manga shoujo di sempre. Poi invece troviamo un altro manga josei, che è La processione funebre di Kei, letto anche questo in questo mese di febbraio. Storia ricca di mistero da uno stile gotico davvero affascinante. Per chi non lo sapesse, questa autrice, che si chiama Maki Kusumoto, ha ispirato le opere di Ayazawa, che troveremo appunto tra pochissimo nella collezione. Scendendo invece troviamo altri manga davvero interessanti: Sakuragari, anche questo manga josei di Yu Watase, una delle storie più pazze e folli che abbia letto. Troviamo poi il piccolo reparto dedicato a Moto Agio, con il clan dei Po, il cuore di Toma, Anshin, Star Red, Barbara e Marginal. Per chi volesse saperlo, per me la migliore opera di Moto Agio rimane comunque il clan dei Po, perché sono tantissime le influenze, come anche quelle che ha avuto il cuore di Thomas poi, per i manga successivi che sono stati creati da altri autrici. Sicuramente per importanza il clan dei Po è il mio preferito, anche per la storia intrecciata. Anche Barbara e Marginal ottimi, con una grandissima costruzione nel world building, purtroppo non troppo approfondita nei personaggi, che sono forse la più grande pecca di questi due manga. A fianco invece troviamo le opere di Ryoko Ikeda, troviamo Le Rose di Versailles, tutti i volumi ovviamente della nuova edizione, guardate qui quanto è bella, Le
Rose di Versailles, manga anche questo iconico, e la Finestra di Orfeo. Bellissimi entrambi, Ryoko Ikeda, anche lei, autrice grandiosa. A fianco invece troviamo il primo volume della Corte dei 100 Demoni, iniziato da poco anche questo per Goen, manga José arrivato in Giappone a 28 volumi. Salendo invece troviamo tutto Utena, troviamo ancora Siamo in 11 sempre di Moto Hagio e Giorgi. Questa diciamo che comunque è la parte della storia dell'evoluzione dello shoujo e anche del josei. Ci sono dei titoli davvero fondamentali per ogni lettore. Qui invece troviamo dei volumi autoconclusivi che sono My Broken Mariko, il primo volume di Oshi in the Girl's Garden, il sequel di Utena e il romanzo del suo nome era Gilbert. Scendendo invece in questa parte di libreria troviamo Sunset Light, miniserie shoujo abbastanza deludente, direi questa skippabile. A fianco troviamo secondo me la massima espressione, probabilmente il miglior shoujo mai realizzato, che è Fruits Basket, completo nella sua prima edizione portata da Dini. Troviamo anche il pop di Toru e di Kyo. Davvero Fruits Basket ha tutti gli elementi che un manga shoujo e comunque che un manga dovrebbe avere. Riesce a creare una storia davvero verosimile, intrecciata benissimo, interazioni tra i personaggi clamorose. C'è un'evoluzione davvero di tutto per poi sfociare in un finale davvero meraviglioso. A fianco invece troviamo sempre di Natsuki Takaya, Sogno e Illusione, una serie skippabile invece troppo acerba. E a fianco troviamo invece le opere di Miobana, troviamo Il giocattolo dei bambini, anche chiamato Rossana, Partner, Andante e le tre opere autoconclusive che sono L'isola dei gatti, Non lasciare questa mano e Fa così male. Seppur Il giocattolo dei bambini si concluda secondo me malissimo, con un finale anche questo inconcludente, anche questo ha gettato tantissime basi per i manga successivi, anche lo stile di disegno di Miobana. A fianco invece troviamo Il gioco del gatto e del topo di Setona Mizushiro, grandissima autrice, ma questa non è la mia sua opera preferita, la vedremo tra poco. Salendo invece troviamo Tutto a un passo da te, un buonissimo shoujo, forse un pochino più banale rispetto a tanti shoujo che ho letto, ma vale la pena recuperarlo. A fianco invece troviamo due tra i manga josei miei preferiti, che sono innanzitutto Sakamichi no Apollon, chiamato anche Jammin no Apollon in questa edizione, manga questa volta incentrato sulla musica, questa volta musica jazz. È un vero e proprio viaggio. Manca ancora un volume, che è il volume bonus track, che purtroppo non si trova, che è fondamentale per riuscire a capire perfettamente tutto il manga. A fianco troviamo invece sempre di Chika Omino, la stessa autrice di Un marzo da leoni, One in Clover, uno dei manga con le migliori interazioni tra i personaggi che abbia mai letto. A fianco invece troviamo After School Nightmare, sempre di Setona Mizushiro, questa credo che sia la sua massima espressione buttata in un manga. Manga davvero folle, con una trama innovativa, intreccio innovativo. Manga shoujo estremamente sottovalutato, se qualcuno di voi dovesse trovarlo fatelo assolutamente e recuperatelo. A fianco invece di After School Nightmare abbiamo sempre S di Setona Mizushiro, Living Room Matsunaga-san. Purtroppo tra i manga shoujo in corso è quello che mi convince di meno, secondo me è molto deludente per ora. E a fianco invece abbiamo altri manga shoujo in corso di Goen, che sono La nuova vita di Nina, Cold Game e Ridendo tra le nuvole. Scendendo invece in questa parte abbiamo il magnifico e universale Poema del vento e degli alberi di Keiko Takemiya, assolutamente uno dei manga più belli secondo me mai creati. Keiko Takemiya con il Poema del vento e degli alberi ha gettato delle basi che poi tantissime autrici sono andate a riprendere, sempre nei manga shoujo ma comunque nel manga in generale. Una delle storie più belle che abbia mai letto, anche con uno dei finali secondo me più belli del panorama manga. A fianco invece abbiamo Tutto Yona, tutti 31 volumi usciti per ora in Italia, ci stiamo avvicinando a metterci in pari con il Giappone. Tra i manga in corso Yona ovviamente è uno dei migliori, una storia scritta davvero bene, tantissimi colpi di scena, bellissime le fate tra i regni e bellissime le caratterizzazioni dei vari personaggi. A fianco abbiamo un altro manga molto simile a Yona, che è Shirayuki dei capelli rossi, fino al volume numero 10, anche questo un manga che si basa sui regni, una bellissima parte sentimentale anche qui. Questo invece in Giappone è arrivato a 22 volumi ed è ancora in corso. E sempre di Keiko Takemiya qui abbiamo anche Verso la Terra, che purtroppo devo ancora leggere, questo invece è un manga shonen. E scendendo invece in questa parte troviamo tutte le opere di Hayazawa, innanzitutto Paradise Kiss, poi troviamo I cortili del cuore, Non sono un angelo, tutti i 21 volumi usciti di Nana nella Reloaded Edition, Marin Blue e Ultimi raggi di luna. Hayazawa per me è un po' come Inyo Asano, cioè mi ha dato tantissimo come mangaka ed è sicuramente uno dei miei autori preferiti in assoluto, tutte le sue opere mi sono piaciute e come anche per Asano, anche per Hayazawa ci tengo ad avere tutto quello che è stato pubblicato qui in Italia. Mi sembra ovvio dire che la miglior opera a livello di scrittura di Hayazawa sia Nana, che purtroppo è incompleta, ma oggettivamente ha proprio un livello più alto secondo me rispetto agli altri manga, però sono tutti davvero molto belli, anche Paradise Kiss, che vi ricordo che è l'unico josei che ha scritto Hayazawa. I cortili del cuore, Non sono un angelo, anche questi molto belli, forse Non sono un angelo un pochino più acerbo, I cortili del cuore invece comunque una grandissima opera, tantissimo successo ha avuto in Giappone.
Giappone, ma quella che io ritengo comunque l'opera migliore, senza contare Nana che comunque è incompleto, è Ultimi raggi di luna, l'opera più sperimentale, l'opera più pazza che abbia scritto Hayazawa. Si completa in 3 volumi questa collection edition, è un po' difficile da trovare, sono uscite 3 edizioni in Italia, tra cui anche una bellissima deluxe. Bello bello bello, un manga che punta anche sul paranormale, mentre invece scendendo in questa parte troviamo innanzitutto le opere di Obata Yuki, troviamo Forget Me Not e poi Bokura ga Ita, assolutamente uno dei manga più drammatici, ma è bellissimo il messaggio che fa passare appunto Bokura ga Ita, ti fa capire sui vari valori della vita, questo sarà sicuramente presente nella mia top shoujo che uscirà tra un po' di tempo. E a fianco troviamo ancora di Flashbook un altro bellissimo manga che è Electroshock Daisy di Kyosuke Motomi, un manga a mio parere molto originale con una trama che si infittisce sempre di più andando avanti, anche questo in certi versi molto simile a Bokura ga Ita dato che la dose drammatica è veramente ampissima, però sfocia anche questo molto bene anche in un bellissimo finale. Sempre di Kyosuke Motomi troviamo Beastmaster, opera breve appunto dell'autrice, sempre di Flashbook troviamo Il segreto di Madoka e Il segreto dell'amicizia, a fianco invece troviamo tutti i volumi usciti per ora di Skip Beat, tante volte ne ho parlato di questi manga, anche del Sogno di Freya, il primo volume, i primi 2 volumi di Last Game e i primi 3 volumi della Principessa Sacrificale e Il Re delle Bestie. Scendendo invece troviamo altre opere a cui sono molto legato, la prima è Lovely Complex completo in 17 volumi e il volume speciale che appunto fa da sequel, Lovely Complex che entra di diritto tra uno dei manga più divertenti che abbia letto, anche questo molto originale soprattutto nelle espressioni e nei disegni, veramente in alcune parti non riuscivo a respirare da quanto mi faceva ridere, anche il finale molto molto bello. A fianco invece troviamo un altro manga che mi piace veramente alla follia, il mio manga musicale preferito che è No Dam Cantabile completo in 25 volumi, mi manca appunto volume numero 25, un po' difficile da reperire, manga veramente difficile da recuperare, è difficilissimo trovarlo, dopo averlo letto No Dam Cantabile vi resterà sempre nel cuore perché è una storia scritta troppo bene e soprattutto riesce a far percepire la musica attraverso le pagine e i sentimenti dei personaggi secondo me in modo veramente magistrale, non è facile soprattutto nei manga musicali, ma No Dam Cantabile ci riesce alla perfezione. A fianco invece troviamo Tutto Mars nella sua nuova edizione e a fianco invece troviamo i primi 3 volumi di Una Stanza di Felicità, mentre qui dietro abbiamo altri manga shoujo, anche questi molto divertenti, troviamo innanzitutto Anamiki completo in 23 volumi, a fianco troviamo My Love Story, proseguendo troviamo High School Debut, First Girl di Chiyo Saito, la stessa autrice di Utena, e per concludere troviamo Cuore di Menta di Wataru Yoshizumi, che è la stessa autrice di Marmalade Boy, che purtroppo non ho ancora recuperato. Questi a mio parere sono tutti manga buonissimi, tra questi quello che mi ha convinto di più è High School Debut, manga che purtroppo è uscito tanti anni fa per Star Comics ma che vale assolutamente tutti i suoi 13 volumi. Scendendo invece in questa parte troviamo un altro Josei ottimo che è Perfect World completo in 12 volumi, a fianco troviamo un altro shoujo che è Secret Unrequited Love completo in 12 volumi, a fianco invece troviamo la parte del Boys Love con Given, Umibe no Etranger e Arukase no Etranger, tutta la serie completa, troviamo poi il primo volume di Restart, troviamo poi altri 2 volumi di Flashbook, questa volta Seinen che sono Così come sei, troviamo poi i Kokunikki con il primo volume, manga Josei, troviamo il bellissimo Boys Love, The Blue Summer and You e il sequel che è You Are in the Blue Summer, troviamo poi Love Whispers, troviamo poi Life, troviamo poi A Married Girl to Shut Up My Parents Up, a fianco i primi 4 volumi di Whisper Me a Love Song, il volume autoconclusivo One Room Angel, bellissimo questo, e i primi 2 volumi di My Genderless Boyfriend. Togliendo invece i manga che erano davanti, mi scuso un pochino per l'immagine scura, troviamo innanzitutto la serie completa Horror on the Devil, uno dei manga più brutti che abbia letto, sconsigliatissimo, anche se è in sconto su Amazon non prendetelo, non vale la pena. Poi troviamo una serie completa dall'autrice delle situazioni di Lui e Lei, che questa non l'ho ancora letta, a fianco invece troviamo un altro buonissimo manga shoujo che è tutto Peach Girl, in un'edizione uscita tantissimi anni fa per Play Press, a fianco invece troviamo Global Garden di Saki Watari, che è la stessa autrice di Proteggi la mia terra, che vi ricordo che uscirà quest'anno la nuova edizione, a fianco troviamo sempre di Yu Watase, C'era una volta in Giappone, Kanoko gli appunti segreti e un altro manga shoujo secondo me veramente ottimo che è Ricordi d'amore la Clessidra, anche questo veramente struggente, molto simile anche questa Bokura ga Ita, invece a fianco troviamo tutta la serie completa di Cat Street. E per concludere questo video collezione vi mostro velocemente tutti gli artbook appunto che posseggo, qua ci tengo a ringraziare Mangayo perché gran parte di questi li ho potuti ottenere appunto con Mangayo e vi ricordo che su Mangayo potete utilizzare il mio codice sconto che è STEB per ricevere il 5% di sconto in fase d'acquisto. Ci sono davvero tantissimi artbook, tantissimi prodotti dal Giappone, quindi potete darci benissimo un'occhiata. Innanzitutto iniziamo dal guidebook di Urasawa e sempre di Urasawa troviamo il suo artbook Mamben, questo è veramente un colosso, molto molto bello. A fianco troviamo l'artbook speciale di Evangelion del film 3.33
3, questo molto molto pregiato, tutto in rilievo, come anche l'artbook Key Animation di Jujutsu Kaisen. Molto bello retro copertina con Sukuna e la copertina con Itadori. A fianco invece troviamo l'artbook di Inoue, primo appunto illustration book, anche questo veramente interessante, bellissime le illustrazioni di Inoue. A fianco troviamo quello di Demon Slayer, anche questo comunque un artbook molto carino. A fianco troviamo quello speciale dei 30 anni di Dragon Ball, questo veramente una qualità assurda, praticamente qua dentro è chiusa tutta la storia di Dragon Ball. Sempre di Dragon Ball troviamo questo speciale di Akira Toriyama, dove sono raccolte un pochino tutte le sue opere, non solo Dragon Ball. E troviamo poi il gorilla di One Piece, questo uno dei miei primi artbook che abbia mai posseduto. A fianco invece troviamo il fantastico artbook a colorazione acquarellata di Nausicaa. Sapete quanto mi piaccia lo studio Ghibli e a quanto tenga ad alcuni dei loro film. Qui invece troviamo quello di Totoro, l'artbook speciale di Miyazaki dei Dream Note. E a fianco troviamo quello che racchiude tutti i paesaggi dello studio Ghibli, questo interessantissimo, qualità anche questa molto alta. E a fianco troviamo un pochino l'artbook che racchiude tutta la storia, questa è un po' una guida che racchiude tutta la storia dello studio Ghibli, dal primo film pubblicato fino all'ultimo uscito. E a fianco troviamo il bellissimo storyboard invece della città incantata. Questo è un bellissimo pezzo da collezione, non c'è solamente della città incantata ma c'è per tutti i film dello studio Ghibli, alcuni sono un po' difficili da trovare. Qui abbiamo invece Femme Fatale di Oshimi, l'artbook di Hanako di Aidahiro, questo dovrebbe uscire anche recentemente per J-Pop. E per concludere troviamo l'artbook di Banana Fish chiamato Angel Eyes, che racchiude appunto Ash in copertina. E quindi siamo arrivati alla fine di questo video collezione manga. Io spero che vi sia piaciuto e che vi abbia in qualche modo intrattenuto. Come avete visto, mi sono concentrato un pochino di più sugli autori più importanti per me e sui manga e le opere più importanti, appunto quelle che mi hanno segnato un pochino di più rispetto ad altre. Se qualcuno di voi avesse qualche dubbio su qualche manga in specifico, me lo faccia sapere nei commenti, io rispondo assolutamente a tutti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, lasciate un commento, e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.